tutti quanti sul canale Shark Face. Io sono sempre Jason e oggi vi proporrò un video in cui vi parlerò di un particolare riguardante un film che stiamo aspettando tutti come la seconda nascita di Gesù, per farvi capire. Ha generato un'hype talmente mostruosa, mi riferisco naturalmente a Avengers Infinity War, che manca ormai veramente poco, il 25 aprile è proprio vicino, mancano un mesetto? Neanche? Stiamo parlando proprio di settimane. Vorrei parlare appunto di questo video per dedicare a chi, secondo le teorie e le speculazioni, anche dal mio punto di vista, potrebbe lasciarsi. Perché il regista ha detto che in questo film moriranno dei personaggi e chi resterà morto non ritornerà in vita. Considerando che all'interno del film sarà anche la gemma dell'anima, una delle sei gemme dell'infinito, in grado di portare in vita le persone dal regno dei morti, questo non avverrà. Chi morirà rimarrà morto in Infinity War. Quindi, stando le speculazioni, un po' anche le mie teorie, ma abbastanza logiche, adesso vi posso capire anche perché, iniziamo subito. Allora, il primo personaggio che morirà sicuramente, secondo me, ma sono certo al 100% che lo levano di mezzo, finalmente, è Loki, il fratello di Thor. Perché Loki deve morire? E state sicuri che morirà all'inizio del film. Appena Thanos recupererà il Tesseract, che contiene una delle gemme dell'infinito, quella dello spazio. Perché nel primo Avenger Loki doveva conquistare la Terra e usare il potere del Thanos per poi darlo. Il potere del Tesseract, scusate, poi così era Thanos. Ha fallito. Thanos se ne è reso conto. Sa che ha deluso questo grande essere galattico. E quindi potrebbe lasciarsi veramente le penne. Tra l'altro nel trailer vediamo che lui consegna il Tesseract. Thanos lo sbriciola, ma vediamo anche la testa di Thor che urla. Secondo me quella scena è presa dal punto di vista che Thanos ordina a uno dell'Ordine Nero di uccidere il fratello, perché vediamo che è circondato dai membri dell'Ordine Nero, e nel frattempo tiene Thor stretto per mostrargli la morte del fratello. Ora, perché dovrebbero far ammassare Loki, che è uno dei villain che hanno sfruttato di più l'universo Marvel? Semplice. Thanos non ha fatto niente per farsi odiare. Però se tu mi mostri che Thanos è in grado di ammassare un Asgardiano che è sempre un dio, allora cominci veramente a aver paura. Devi fare qualcosa per farmi capire che questo villain, Thanos, devi farmi capire che è forte, che è importante ed è anche senza scrupoli. Uccide chiunque ostacoli lui la conquista dell'esame dell'infinito. Non ha fatto niente per farsi odiare finora. Quindi se ammassassero Loki, tu lo odi Thanos, a tal punto da avere paura di lui, da quanto è potente. Poi, il secondo personaggio di cui voglio parlarvi è Visione. Visione è certo che muore, per il semplice fatto che Visione è nato da una delle gemme dell'infinito, la gemma della mente. E appunto, Visione sarà in fronte, la vedete qui, quella gialla, la gemma della mente, sarà appunto in fronte. È un androide. Però il problema è questo. Se nel trailer vediamo uno dell'Ordine Nero che cerca di strappargliela. No. È una minchiata quella. Non fidatevi della scena, perché quella è una scena falsa. Perché le gemme dell'infinito non possono essere toccate da dei semplici alieni. Possono essere toccate da un dio o da qualcun altro che ha dei poteri forti come Thanos. Quindi Thanos sicuramente Visione sopravviverà. Arriverà Thanos, gli strappa la gemma e uccide. Perché anche negli ultimi spot Visione dice: mi è rimasto poco tempo alla Maximoff. Che Wanda Maximoff, purtroppo, se muore Visione esisterò di merda, perché il rapporto tra i due è diventato quasi come due fidanzatini. Stanno insieme ora, un rapporto proprio sentimentale forte tra i due sé. Quindi se mi ammassano Visione davanti alla Wanda Maximoff, io ci rimango di merda. Perché dico, questi due si sono appena messi insieme, magari pure. Sono due eroi che stanno insieme, però vabbè. Andiamo avanti col prossimo. Iron Man. Allora, Iron Man l'ho inserito per il semplice fatto che Tony Stark ormai è un personaggio che l'ho sfruttato alla lunga, veramente. È da 10 anni che lo sfruttano. E sicuramente non muore in Infinity War, morirà in Avengers 4. Perché Robert Downey Jr. ha dichiarato che il suo personaggio non rimarrà ancora alla lunga. E siccome non ho inserito il personaggio di Chris Evans, che sarebbe Capitano America, non l'ho inserito per il semplice fatto che ha dichiarato che dopo Avengers 4 lui se ne andrà. Quindi sicuramente non lo faranno uccidere qua. Se morirà Capitano America, morirà in Avengers 4. Non qui. E
sicuramente potrebbe essere veramente scioccante il fatto che Capitan America se ne vada perché è uno dei miei eroi preferiti. È un simbolo, è stato il primo Vendicatore, è stato il vero eroe, che è stato utilizzato con un elemento genetico, modificato il corpo, però è un vero eroe, ha combattuto nella guerra, ha combattuto l'Hydra. Capitan America è uno di quegli eroi che non puoi trovare come Iron Man, che è un eroe moderno, perché alla fine Iron Man non è proprio un supereroe, è Iron Man, tanto eroe così, a caso, un miliardario si costruisce un'armatura, stessa cosa per Batman. Batman è diventato un vigilante per vendetta, per combattere il crimine, ma così a caso anche lui. Non è che sia un elemento forte come Capitan America, che gli hanno fatto gli esperimenti, è stato più forte. Comunque Iron Man secondo me in Infinity War non credo che si lasci, però potrebbe veramente finire male per lui contro Thanos. Quello è, può essere veramente sicuro. Poi, Drax. Perché ho messo Drax, il personaggio di Dave Bautista? Perché è uno dei membri della Guardia della Galassia. Sua moglie e sua figlia sono stati sterminati da Ronan l'Accusatore. Ma Ronan l'Accusatore obbediva sotto gli ordini di Thanos. E quando Drax ha avuto saperlo, sicuramente quando vedrà Thanos, che è responsabile della morte della moglie e della figlia, sicuramente si piomberà a capofitto con tutta la vendetta in corpo per uccidere Thanos. E questo, secondo me, potrebbe veramente essere un lato negativo per lui. Potrebbe veramente morire male Drax. Non so se morirà, sono mie teorie, però il fatto che Drax ha tutta questa vendetta dentro e non vede l'ora di uccidere Thanos potrebbe portarlo veramente alla morte certa. Perché alla fine Drax è un guardiano della galassia, ma è immortale, può morire tranquillamente, come tutti gli altri guardiani della galassia, tra l'altro. Gamora e Nebula, una delle due figlie, secondo me, muore. Di più Nebula, secondo me. Nebula morirà di certo. Nebula è questa e Gamora è quest'altra. Allora, perché sono le due figlie adottive di Thanos. Nel trailer, il nuovo trailer, vediamo inoltre Gamora da bambina che stringe la mano a Thanos mentre la porta via. Quindi esisteremo anche i flashback di queste due ragazze aliene che la porta via. Il fatto che allora è successo questo: Gamora ha combattuto contro la sorella perché Thanos voleva degli spettacoli nei suoi. Gamora è più forte di Nebula, quindi ogni scontro sconfigge la sorella, e ogni sconfitta Thanos sostituiva le parti della sorella Nebula con delle parti robotiche. Thanos gli ha pian piano gli ha levato tutti gli arti e ha fatto diventare un mostro cibernetico. Quindi rendetevi conto, se una delle due figlie falliva veniva sostituita con parti robotiche. Thanos gli strappava un arto, un occhio, un braccio, qualcosa. E quindi rendetevi già conto Thanos quanto è pericoloso. Poi Hulk, secondo me non muore, però l'ho inserito per il stesso fatto che ormai Hulk è un personaggio poco sfruttato e appartiene alla Universal come diritti. Quindi secondo me la Universal ha ceduto i diritti alla Marvel, ai Marvel per sfruttare il personaggio, però anche con una scusa che mi fanno uccidere Hulk contro Thanos. Perché vabbè che è essere più forte l'universo, ma contro Thanos Hulk non se la può fare. Non si può, stiamo parlando di quattro volte la potenza inferiore in confronto a Thanos, quella di Hulk. Allora, poi c'è i due personaggi di Vedova Nera e Occhio di Falco. Occhio di Falco, perché non le cito nei vari trailer? Secondo la mia teoria, Occhio di Falco potrebbe morire. Non hanno presentato così tanto nei trailer perché è un personaggio che secondo me levano. Levano ora in Avengers 4, però il fatto che lo fanno vedere più di niente nei trailer, secondo me è proprio un fattore che lo levano. Poi Vedova Nera io l'ho inserita perché è semplicemente umana e come diavolo fa a sopravvivere contro tutto l'esercito di Thanos, a meno che magari ha combattuto contro l'esercito robotico di Ultron, contro gli alieni di Loki, è sopravvissuta. Io l'ho inserita perché più che altri personaggi non so quale inserire, capito? Quindi ho dovuto fare un po' un resoconto. Ultimo, Thor. Allora, il dio del tuono, secondo me, dopo quello che ha sopportato, dopo Thor Ragnarok e tutto quanto, si sarà anche la morte del fratello, probabilmente in Infinity War, e tornare con i suoi poteri con una nuova arma, tra l'altro che sarà l'Assia, sarà chiamata la Stormbreaker, assomiglia allo Stormbreaker dei fumetti, e che se la costruirà con l'aiuto del Guardiani della Galassia, quello che ho capito.
Secondo me Thor contro Thanos, se una volta si assistono morte del fratello, sa di cosa è capace, probabilmente non credo che questo Asgardia non se la passa. E vedere Thor morire qui sarebbe scioccante. Scioccante per tutti i fan, perché Thor è uno di quei personaggi che dici, ma sì, è un dio, non è proprio un eroe, sì, però ricordo che Thor ha portato una mitologia nordica ai livelli altissimi. C'è la storia di Loki, c'è la storia di Odino, la cultura asgardiana, che questa civiltà nordica di dei, di creature mitologiche. Veramente è uno dei miei personaggi preferiti. Dopo quello che è successo in Ragnarok e dopo quello che gli succederà in Infinity War all'inizio del film, sicuramente. Secondo me Thor è un buon esempio per levarlo via, però boh, vediamo, magari Thor è un personaggio che sfrutteranno ancora. Perché Chris Hemsworth non ha ancora segnato niente sul suo contratto che deve finire. Chris Evans ha dichiarato che finisce, Robert Downey Jr. tra poco se ne va via anche lui. E comunque Chris Hemsworth, il fatto che non ha stabilito nel suo contratto, secondo me Thor lo sfrutteranno ancora un po' nell'universo cinematografico Marvel. Logicamente non li sfrutteranno più tanto perché ora dopo che i vecchi Vendicatori se ne andranno, arriveranno quei nuovi. Quindi devono lasciare un po' spazio libero ai nuovi Avengers. E che sono anche abbastanza interessanti comunque quei nuovi, perché li amerete anche quei nuovi di Vendicatori. Hanno più da dire. Questi hanno detto già tutto quello che avevano da dire, levarli, sì, ognuno si rimarrà di merda, come io se vedo che il Capitano America muore malissimo scoppio a piangere, perché è uno dei miei personaggi preferiti, e vederlo morire, oh, ma io posso scoppiare a piangere anche perché, che ne so, muore, che ne so, Vedova Nera. Perché mi sono appassionato talmente tanto a questi personaggi che la reazione è quella umana. Cioè, quando tu ti innamori di un personaggio, cioè, quando lo vedi morire o fare una brutta fine, cioè, alla fine ti senti male anche un po'. Anche se leveranno via Hulk per quel poco che l'hanno sfruttato, io ci rimarrò di merda. Però le cose devono andare avanti, ci vuole l'evoluzione nei personaggi della Marvel dopo 10 anni e quindi è giusto che sia anche così. Fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate di questi personaggi che ho elencato, sono solo alcuni, non ho potuto dirli tutti, ma quelli che penso che di più potrebbero morire, potrebbero, attenzione, sono mie speculazioni, a parte Loki e Visione che sono sicuro che loro due moriranno. Fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate, se siete d'accordo, lasciate un bel like e come al solito iscrivetevi al canale se volete. Ciao a tutti, qui tutto lo Zezio e la Sackface. Alla prossima, ciao!